La retrocessione di Meghan Markle e del principe Harry al secondo grado dei reali è stata uno spettacolo leggermente incongruo, ha detto un commentatore reale, Richard Palmer, corrispondente reale del Daily Express, ha detto che è stato interessante vedere Meghan Markle e il principe Harry seduti dietro il duca e la duchessa di Gloucester nella cattedrale di Steeple venerdì scorso, dato quanto siano abbastanza giovani quest'ultima coppia all'interno la famiglia reale. Ha detto che mentre i Gloucester meritano quel riconoscimento. Vedere i Sussex seduti dietro di loro era strano poiché la coppia fa ancora click sull'oro per i siti internet, il signor Palmer ha dichiarato, Harry e Meghan erano letteralmente seduti in seconda fila con il secondo grado di reali. Era un modo interessante per farlo. Hanno messo i reali che lavorano sui sedili anteriori. Quindi, Harry e Meghan si sono ritrovati seduti dietro il duca e la duchessa di Gloucester, che, con la migliore volontà del mondo, sono membri abbastanza giovani della famiglia in questi giorni. Ma ovviamente, hanno assistito la regina per quei 70 anni del suo regno, quindi hanno svolto un ruolo molto importante e hanno fatto un bel po' di lavoro pesante. Meritano quel riconoscimento. Ma è stato uno spettacolo leggermente incongruo vedere i Sussex, che ovviamente continuano a fare click sull'oro per i siti internet, sono così divisivi che creano molto interesse. La presenza della signora Markle e del principe. Harry al Queen's Platinum Jubilee è stata molto anticipata dopo che hanno confermato la loro presenza all'inizio di maggio. Una frenesia di commentatori reali li maledisse nell'ombra, implorando la coppia di non rubare le luci della ribalta alla regina. Tuttavia, al loro arrivo, le loro apparizioni, specialmente quelle di natura pubblica, erano poche e lontane tra loro. Sono stati visti giovedì al Trooping The Colour ma in veste non ufficiale. Say no!